Sì, sono entrato per dare una mano alla squadra che in quel momento stava forse un po' soffrendo e ci tenevo ad aiutare i miei compagni e finalmente sono riuscito a dare anche il mio contributo. Dopo il vantaggio dello Spezia, credevi in una rimonta? La vedevi possibile? Sì, perché noi come squadra non abbiamo mai mollato neanche in altre partite, quindi sotto di un gol sapevamo che insomma, la partita si poteva comunque riprendere. E poi ci vuole anche un po' di fortuna, oggi ci è andata bene. Con lo Spezia 6 punti, sempre in rimonta, eppure lo Spezia è una squadra che ha dimostrato di essere tra le migliori della categoria. Sì, lo Spezia ha dimostrato sia all'andata che al ritorno di essere una squadra che gioca bene a calcio. Poi però a decidere le partite sono sempre gli episodi e noi in questo siamo stati più bravi e quindi siamo riusciti a fare un bottino pieno. 43 punti, una manciata di partite, tutte difficili, tutte ravvicinate alla fine. Cosa può fare questo Pisa? Beh, intanto arrivare il prima possibile a quota 40, 48 punti circa, e così da avere la salvezza in tasca, poi si potrà ragionare su altri obiettivi, dato che sognare non costa nulla, perché non provarci? Ultima domanda, venerdì arriva il Cittadella, una squadra, una società che conosci bene. Sì, Cittadella è una squadra, una società organizzata, ma ormai non è più una sorpresa in Serie B, insomma, tanti anni che sta facendo bene, ma noi giochiamo in casa, ci mancheranno i nostri tifosi, ma la nostra filosofia di gioco non cambierà e proveremo a fare la partita come facciamo sempre.